ore, quelli, insomma una cosa tremenda, ed entrano nel quarto canto ed arrivano al cerchio dei lussuriosi. E Dante, e poi la lussuria, io faccio una breve pausa, io vivo in un paesino piccolino, no? In Toscana, si chiama Vergaio, nel comune di Prato, e allora c'è questo Vergaio, è talmente piccolo, ha tre vie, una si chiama via di Vergaio, una via traversa di Vergaio e una via di mezzo a Vergaio. Sì. Allora, ognuno c'ha su filosofi, no? Si parlava di lussuria, in tanti paesi c'è Platone, Zenone, Solone, Catone, noi avevamo Marione. Marione è il filosofo del mio paese, no? Sta spettacolare. Marione era uno che veniva sempre in bicicletta ma non ci montava mai, arrivava alla casa del popolo, poi la riprendeva e tornava a casa senza montarci mai, e pensava alla lussuria. A volte si andava a Firenze in questi grandi alberghi, vedeva gli specchi, le luci, dice: Madonna Benigni, guarda che lussuria, no? La scambiava per il lusso, no? Per la cosa. E come dire. Sì, sì, e come in tutti i paesi c'era la casa del popolo, quella che nel 68, pensate, quasi 40 anni fa, ormai 68 sono 68enni, pensate dove siamo arrivati. Allora mettevano quelle discussioni, casa del popolo di Vergaio, ore 20, mercoledì, discussione, c'era la guerra in Vietnam, come fermare l'imperialismo americano, ore 20 discussione, ore 21 soluzioni. Agli americani gli ha detto bene due o tre volte, stavamo per partire, veramente, eravamo 7-8 persone, perché uno diceva: c'ho da fare, c'ho una moglie incinta, c'ho famiglia, eravamo già lì per partire, ha detto bene veramente agli americani. A un certo punto, e c'era questi personaggi, come Marione si discuteva di Dio, della politica, della notte, così mi diceva che appunto non bisogna fare l'amore di notte, bisogna fare l'amore con la notte, mi diceva, no Marione, e allora discutevano se c'era Dio o non c'era Dio, quello che aveva fatto di giusto e di non giusto, lui diceva per esempio tante cose le ha sbagliate, per esempio l'alba ha sbagliato a metterla troppo presto la mattina in quella maniera, non la vede nessuno, è un momento bellissimo, se la metteva verso le 11 mezzogiorno la guardavamo tutti, ha messa troppo presto, allora c'era la discussione, ed era una famiglia anche sulla lussuria strepitosa, perché parlavano del... Lui aveva un fratello, si chiamava Emilio pigro, non faceva niente dalla mattina alla sera, ma non toccava niente, talmente pigro che aveva sposato una donna incinta, pensate un po', ha detto da un paese vicino, la vuoi te Emilio? La figlio io, tanto io... Sì, nacque un figlio, gli somigliava, e c'aveva questo Emilione, poi c'era il fratello Vannino della Ghisolfa, erano amici suoi, che non aveva mai fatto all'amore, c'aveva una quarantina d'anni, il suo padre di soprannome si chiamava Preciso, era un contadino, c'aveva un campino, a un certo punto lo soprannominavano Preciso perché gli avevano fatto un binario nel suo campo, no? E un binario piccolo, con una piccola galleria, quando lo inaugurarono, lui non aveva mai visto il treno, vide il treno a tutta velocità entrare dentro alla galleria velocissimamente, zoom, e lui guardandolo fece: oh, Preciso, guarda, che autista, che culo, un centimetro di qua di lasba, e da questo Preciso rivenne Vannino della Ghisolfa, la moglie della Ghisolfa, non l'aveva mai fatta all'amore, alla casa del popolo diceva: vai, guarda che si sta bene, dai, fa con le donne, si sta bene, fa l'amore di qua. Lo convinsero, c'erano tutti lì a aspettare, lo portarono dalle prostitute a Firenze, non so se incontrò il re, tornò, a un certo punto quando tornò a casa tutti attenti per vedere che era successo, allora ti è piaciuto, e lui entrò e disse: senti, il prezzo è parecchio caro. E la posizione è la ridicola, non ci torno più, arrivederci. Se ne andò più, non volle più tornare dalle prostitute per nessun motivo. E poi c'erano tutte quelle cose sessuali che ci portavano a noi ragazzi a prendere, c'era quella bevanda, quando entrava nella casa del popolo bevevano il vov, non so se c'è ancora, era per far vedere che avevano fatto all'amore, la davano per fare, era una specie di ricarica, no? Entravano, Benigni, dammo un vov. Che io facevo il barista alla casa del popolo, no? E quindi d'estate quando non andavo a scuola, quindi vedevo tutta la situazione, ci portò il casaliere, un amico mio, a vedere il primo film pornografico, così, un'educazione sentimentale, no? E allora dopo un quarto d'ora che non succedeva niente, si sente, era tutta una storia che andava avanti, non si vedeva neanche una donna nuda, si sente la voce del casaliere urlare al proiezionista: troppa trama! Troppa trama! La cosa belli, ci portavano a fare le... E a un certo punto, poi succedevano quelle liti micidiali, discussioni politiche, Berlinguer, Terracini, i 3-7, le care, una sera si ammazzavano. C'era Marione con il suo amico che si chiamava Ciccio, e loro erano molto calmi, videro darsi delle botte su una discussione, ma proprio si picchiavano, ma delle botte tremende. Allora Marione si preoccupò, disse: Ciccio, va a chiamare i 113, si ammazzano! Allora Ciccio entrò nella cabina del telefono, dopo 10 secondi esce e fa: ma che numero si fa per chiamare i 113? Io ci pensai dopo, è un'entità il 113, uno non ci pensa lì per lì, che nemmeno a me mi... ma clamorosa fu la risposta di Marione, no? Oh, che imbecille sei, guarda sull'elenco, no? Quindi non ci riuscì a trovare il 113, no? E poi c'era quei cantanti d'ottava bellissimi,
i cantori d'ottava, c'era Remido della Chiarina, grande cantante d'ottava, da cui venne anche Dante quando era giovane, faceva delle poesie strepitose con suo amico, niente a che vedere. E uno veniva da Vinci, Guercio di Vinci, con la voce un po' roca, l'asma c'aveva, però cantava benissimo, no? Fumava le stop senza filtro, c'aveva una Sinca, la Sinca marrone. Non so se qualcuno di voi si ricorda la Sinca, una delle macchine più brutte della storia dell'automobilismo. Forse più brutta della Sinca c'era solo la Prince. Una Prince verde e la Sinca marrone. Vedere insieme di notte poi Bondi e Calderoli. A un certo punto... E c'era, tra l'altro, il Guercio di Vinci era l'unico che ci prestava la macchina quando si voleva andare al mare a noi ragazzi. Si andava la mattina a Viareggio, la domenica, se era liberi, e nessuno prestava la macchina. Ma il Guercio di Vinci ci dava le chiavi della Sinca marrone. E allora una mattina, siccome c'aveva l'asma, lui stava di più a letto, allora si andò una mattina con questi miei amici, Valentini Casaglieri, e si mette in moto la macchina per partire presto, ma all'epoca non erano come ora le macchine, e quando erano fredde non entravano in moto, bisognava tirare l'aria, e noi non lo sapevamo. A un certo punto, dopo la ventesima volta, si poteva scaricare il motorino d'avviamento, no? Si sente la voce del Guercio dalla camera, l'aria! Allora il Valentino dice, porca, stamani muore il Guercio, gli andate dai dottori, non respira, via, dai dottori. Pensavamo fosse uscì fuori mutande. Il povero, allora un cantore bellissimo, e aveva sfidato Remido della Chiarina, si guardavano perché era arrivato nel paese da poco, da Vinci, lui lo sfidò col guanto di sfida, gli disse, tu vien da Vinci, da quei colli verdi, tu vien da Vinci, ma con me tu perdi, e se ne andò via. Allora un giorno l'aspettò, era verso l'8-9 d'agosto, non c'era nessuno nel paese, seduti, sfida all'OK Corral. Io stavo leggendo Satanic lì al balcone, a Volca, cioè quelle ciarrettiere, madonna, autoreggenti, sembrava la Brambilla, una cosa spettacolare. A un certo punto, vedo che il Remido della Chiarina, fermo così perché lo voleva sfidare, sale i gradini, il Guercio di Vinci, ci fu una sfida di un'ottava strepitosa, in cui facevano solo le rime baciate finali, senza farla tutta, Allora, mentre saliva, Remido della Chiarina gli fa, perché gli aveva dato dell'imbecilli a lui, e lui era un grande poeta, gli dice, te che tu sei il poeta e io il ciuco, dimmi quante formiche c'hai in quel buco. Una sfida proprio. Quell'altro piano piano le guarda, si siede, lì dentro non ce n'è 20 e neanche 30, lì dentro ce ne sta, quante ce n'entra. Primo schiaffo, io andai a sentire, registravo tutto con la piro. Risposta dell'altro, tu sei un gran furbo e te lo dico in viso, ma io t'ho chiesto il numero preciso. Guercio di Vinci, precisamente sotto a quella zolla ce n'è 8.000, contale e controlla. Remido della Chiarina, controlla te che tu sei intelligente, perché a me guarda non me ne frega niente. Guercio, a dire un me ne frega si fa presto, dimmi allora perché tu me lo hai chiesto. Remido, te l'ho chiesto perché fa caldo agosto, il crullo tu sei te che m'ha risposto. Finale del Guercio, io sarò crullo agosto e non è un gran danno, però te tu sei grullo tutto l'anno. Che bellezza.